Prima Fila Magazine. Andiamo al Teatro ITC di San Lazzaro, che apre la stagione con uno spettacolo intitolato Via del Popolo, di e con Saverio La Ruina. Benvenuto Saverio. Eccoci, bentrovati. Allora Saverio, in questo spettacolo tu racconti una cosa che molti di noi, insomma, hanno già notato nel corso degli ultimi anni, il cambiamento che avviene nelle nostre città, nei nostri paesi, con la scomparsa delle piccole botteghe e di quell'usanza che c'era di avere un rapporto di vicinato con le persone che vivevano nella stessa e vivono nella stessa area, nella stessa zona. Riguarda, diciamo, i piccoli paesi, come può essere appunto il mio di provenienza, Castrovillari, ma alla fine è anche qualcosa che è avvenuto nelle grandi metropoli per quanto riguarda i quartieri, insomma, questi poi grandissimi magazzini, centri commerciali e via dicendo hanno abbastanza depauperato le nostre città di queste botteghe, artigiani e via dicendo, ma che era anche un tessuto sociale e come ogni tessuto sociale poi comporta anche relazioni e penso che questo, diciamo, si scontra molto con quella che è la solitudine oggi, che tende sempre più appunto a tagliare i legami con gli altri a vari livelli, insomma anche quello tecnologico per intenderci, però diciamo questo processo in qualche modo andrebbe riflettuto meglio e forse gestito anche meglio, perché poi insomma quelle società erano delle società anche molto capaci di risolvere insomma anche la solitudine appunto dell'individuo, mentre diversamente ci stiamo un po' annegando. Ma come si potrebbe fare per invertire questa rotta, secondo te, avendo fatto un po' una riflessione su questo tema? Perché riflettevo anche sul fatto che questa rete di conoscenze, magari anche non troppo approfondite, però facevano sì che in una zona, in un paese, in un quartiere, anche di una grande città, succedesse che, non so, il panettiere si accorge che un giorno la signora Concetta non viene da un po' di giorni a prendere il pane, quindi si preoccupa e allora avvisa qualcuno. Può succedere, no? Possono succedere, anche potevano succedere, adesso magari molto meno. Assolutamente. Infatti è quello, chiaramente non è nostalgico nel senso di dire era meglio prima, semplicemente far riflettere su una mancanza importante. Poi lo spettacolo, diciamo, parla di questo, ma attraverso figure e affetti, amori e formazione politica, per cui è anche uno spettacolo molto caldo, anche se riflette questo aspetto sociale, economico molto importante. E guardi, la risposta penso che diciamo, poi a teatro, in arte, in qualche modo tu poni una domanda, no? È una domanda magari che vorrebbe essere anche in questo caso importante, poi spetta ad urbanisti e economisti veramente trovare la soluzione. Io personalmente come riflessione non so, ma sicuramente se diciamo lo spopolamento dei piccoli centri andrebbe anche aiutato dal punto di vista contrastato, dal punto di vista nazionale e quindi a livello di governo, e allo stesso tempo anche tutte queste botteghe artigiane, dicendo anche nei grandi centri, dovrebbero trovare in qualche modo un aiuto anche dall'alto, un pensiero dall'alto dove potrebbero essere salvaguardati, perché poi sono fondamentali e durante appunto la pandemia che abbiamo vissuto l'abbiamo anche verificato, cioè che diventava, a quel punto abbiamo riscoperto l'importanza della presenza o dell'assenza appunto di questi artigiani, botteghe, persone. Saverio, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, voglio però segnalare un dettaglio importante: lo spettacolo di sabato è alle ore 19, a seguire c'è un dialogo con Erika Capasso della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, dove si parlerà proprio di questo argomento, e questo mi sembra un altro dettaglio da non sottovalutare. Infatti, quando io prima dicevo che poi le risposte, più che un artista, che sono risposte, diciamo, economiche, sociali, politiche, quelle spettano poi alle istituzioni, ai professionisti, agli esperti del settore, e in questo caso, in questa discussione, avremo proprio un urbanista anche di, diciamo, di notevole esperienza, di prestigio, e forse anche lì io sono molto curioso di ascoltarla. Allora l'appuntamento è a San Lazzaro, al Teatro ITC, con Saverio La Ruina, lo spettacolo Via del Popolo, sabato ore 19. Grazie Saverio. Grazie Carlo, buon lavoro e a presto.